I dialetti calabresi derivano dal greco, un mito da sfatare, meglio guardare al latino e alle lingue romanze. Se ne è discusso stamane nel corso di un incontro tenutosi nella sala consiliare del comune di Praia a Mare. Protagonista della giornata, Giuseppina Silvestri, giovane ricercatrice di linguistica all'Università di Pisa e di Trieste. Al tavolo con lei anche il vice sindaco del comune Alto Tirrenico, Antonio Giannotti, dirigenti scolastici, professori ed esperti. Presenti gli studenti del liceo classico Aldo Moro e del liceo linguistico Pasquale Lanza. Nel corso dell'incontro Silvestri ha anche discusso della sua tesi, Vocalismo tonico del dialetto di Verbicaro, una ricerca approfondita sulla lingua del suo paese di origine a cui rimane legata. Nella diacronia che va dal latino al dialetto di Verbicaro sono delle evoluzioni fonetiche, vocaliche interessanti, diverse rispetto a altri punti dialettali della nostra zona. E che coinvolgono altri tipi di meccanismi che non sono più soltanto fonetici, ma sono anche alla scelta di una vocale piuttosto che di un'altra, in base alla struttura dell'informazione della frase. Un dialetto particolare, quello di Verbicaro, per certi versi differente dagli altri della Riviera dei Cedri, come ci ha spiegato Silvestri. Prendiamo la parola fuoco, che nel dialetto di Verbicaro si può realizzare o fuoc o fuoc. La selezione fra questi due dittonghi diversi non è lasciata al caso, ma dipende dalla posizione che la parola occupa nella frase. Per esempio, in fine di frase si sceglie fuoco, per esempio, ho acceso il fuoco, hai appiccicato un fuoco. Quando la parola è seguita molto da vicino da altre parole, questo dittongo non si realizza. Per esempio, ho acceso un fuoco grande, tu hai fuoco e poi grande, no? Quindi è appiccicato un fuoco groan, quindi l'accento cambia direttamente. Contatti ed interferenze con altre lingue, evoluzione nel tempo e nello spazio, elementi che danno ai dialetti una propria storia. Insomma, meglio non chiamarli lingue volgari o morte.